Abbiamo incontrato un grandissimo tifoso dell'Ascoli Calcio che ringraziamo. Come ha visto questa partita ieri sera Ascoli Perugia 1-1? Io ho visto l'Ascoli molto, non molto, abbastanza messo bene in campo sul fatto di gioco, soltanto quella è una partita a sé ieri è stata, non è che magari se rigioca altre 4-5 partite come ha giocato ieri sera li vincerà sicuramente, è stato anche sfortunato. Soltanto dobbiamo vedere mo le prossime partite che giocherà. Ecco, comunque l'allenatore Claudio ha sempre incitato i suoi giocatori, vero? Sì, Zanetti sembra che sta sempre a incitare, soltanto ancora non si vede il gioco, non si vede uno schema, sempre lo stesso, c'ha gli stessi giocatori che fa i lanci lunghi e sto Scamacca che riesce a segnare, oppure l'altro da Cruz che prende la palla e riesce a volte a segnare. Ecco, sabato giocheremo una partita importante contro il Venezia. E lei, Claudio, che si aspetta? Io se gioca a fare le stesse prestazioni che ha fatto a Perugia, io penso che vince sicuramente. Dopo dobbiamo vedere i giocatori perché già sono due partite ravvicinate che fa e non penso che staranno, che in campo si pigliano un sacco di botte. Non è che, anche atleticamente, non è che stiamo messi tanto bene. Però sembra forza Ascoli, Claudio. Sì, forza. Siamo con un grandissimo tifoso dell'Ascoli Calcio, Attilio Agostini. Purtroppo l'Ascoli ha pareggiato contro il Perugia. Che partita si aspettava? È stata una buona prestazione dell'Ascoli. Sinceramente, ho visto la partita in TV e mi è piaciuta. Mi è piaciuto soprattutto la reazione dell'Ascoli dopo il pareggio del Perugia sull'1-1. Il primo tempo abbiamo un po' sofferto, poi l'1-1 è venuta fuori una grande squadra, una buona organizzazione e diciamo che abbiamo rischiato di vincere la partita. C'è stato quel palo, quell'episodio un po' dubbio, dove sicuramente con un pizzico di fortuna in più avremmo preso i 3 punti. Niente, dobbiamo essere fiduciosi, positivi, perché la squadra sta crescendo. Con le squadre che ti affrontano a viso aperto, l'Ascoli si trova meglio, quindi anche ieri ha dimostrato questa cosa. E ha delle buone individualità per la categoria, quindi dei giocatori validi per il proseguo del campionato. Quindi facciamo lavorare l'allenatore con tranquillità, diamogli tempo per insomma, migliorare la squadra, l'assetto tecnico e tattico. E quest'anno penso che ci potremo levare delle buone soddisfazioni. Ecco Attilio, sabato ci aspetta il Venezia, una partita molto importante che dobbiamo vincere. Sì, il Venezia ha perso in casa, mi pare che vinceva fino a qualche minuto prima della fine, ha preso 2 gol dal Pordenone proprio nei minuti finali, quindi sarà una squadra un po' giù di tono. Però certo è una partita difficile come d'altronde tutte le partite di questo campionato, quindi io penso che una partita da prendere con le molle e poi abbiamo delle ottime individualità che insomma ci possono risolvere la partita. Rientra da Cruz che è un giocatore importante per la squadra e quindi io sono ottimista, insomma. Forza Ascoli. Sempre, sempre. Il Venezia ha perso in casa, mi pare che vinceva fino a qualche minuto prima della fine, ha preso 2 gol dal Pordenone proprio nei minuti finali, quindi sarà una squadra un po' giù di tono. Però certo è una partita difficile come d'altronde tutte le partite di questo campionato, quindi io penso che una partita da prendere con le molle e poi abbiamo
delle ottime individualità che insomma ci possono possono risolvere la partita. Rientra da Cruz, che è un giocatore importante per la squadra, e quindi io sono ottimista, insomma. Forza Ascoli. Sempre, sempre. Abbiamo incontrato un grandissimo tifoso dell'Ascoli Calcio, Natale. Ecco, purtroppo l'Ascoli ha pareggiato. Ci può fare un commento, per favore? Sinceramente l'Ascoli non mi è dispiaciuta. Pensavo peggio, perché da tutto quello che era successo pensavo c'era una cosa di peggio. Invece non abbiamo giocato male. Alla fine avevamo meritato più noi la vittoria, però il pareggio non è da lamentarsi più di tanto, perché alla fine potevamo anche rischiare di perdere, e il gol loro a noi ce l'hanno regalato. Poi, anche se è vero che a noi non ci hanno dato un rigore clamoroso, ma non era facile da vedere, perché troppo da vicino, e per me, se parliamo dell'arbitro, abbiamo avuto un buon arbitro. Ecco, i giocatori, Natale, come l'ha visti? Grintosi o più spenti? No, molto molto meglio questa volta, molto meglio. Hanno lottato per la squadra. Ma sono fiducioso, guarda, oggi abbiamo dimostrato che i calciatori sono dei buoni calciatori. Se ecco, ben motivati, possiamo toglierci delle soddisfazioni quest'anno. Ecco, sabato ci aspetta una partita importante contro il Venezia. Ma se giochiamo con questa grinta e torna da Cruz, non dovremmo avere problemi, dovremmo essere superiori. E quindi sempre forza Ascoli? Sempre forza Ascoli. Grazie Natale. Prego. Prego, Dani. Siamo un grandissimo tifoso dell'Ascoli Calcio, Danilo, che ringraziamo. Ecco, ieri purtroppo l'Ascoli ha pareggiato. Ci può dire come mai ha pareggiato l'Ascoli, se meritava di vincere, questo pareggio non ci voleva? Direi un buon punto. Diciamo che a Curi è sempre difficile, è una partita sentita, quindi con tanti tifosi usciamo per la prima volta con un pareggio. Diciamo che il primo tempo abbiamo sofferto un po' gli spazi a centrocampo, eravamo un po' larghi, ma subito dopo il gol l'Ascoli ha avuto una reazione che forse non l'aveva mai avuto prima durante queste giornate di campionato. Ha giocato molto bene, diciamo che forse alla fine ai punti meritavamo la vittoria, però il pari ci sta. Ci mette in condizioni di recuperare quelle tre partite che avevano aperto una falla, una crisi all'interno del nostro campionato. Siamo lì, in piena bagarre playoff, ora la gara da vincere è quella in casa col Venezia, sia per mantenere la posizione che per, anche in ottica salvezza, che è la nostra priorità in ogni campionato di Serie B, allontanarci dalle squadre che lottano per i playout. Ecco, diciamo che l'allenatore ha sempre stimolato i suoi giocatori, no? Forse gli era sfuggita un attimo la mano, un po' di nervosismo all'interno dello spogliatoio, ci sta, una squadra nuova, però ho visto un ambiente più compatto. Veramente dopo il gol tutti si sono dati una mano, Ardemagni che faceva il terzino, recuperava la palla, ha corso veramente tanto, i ragazzi a fine partita erano un po' rammaricati, però ho visto Zanetti che diceva ai ragazzi va bene, un punto va bene. E speriamo che nella gara interna riescano a dimostrare ciò che hanno fatto nel secondo tempo di questa partita, molto bene. Ecco, diciamo Danilo che il Venezia non è da sottovalutare. Sì, è andato in vantaggio in casa, poi ha perso, ha preso due gol da Pordenone, è una squadra diciamo un po' matta, però lo siamo anche noi. Forza Ascoli. Sempre.